Buonasera da Canecaccia, siamo qui a Vimercate dove per la terza giornata di ritorno NPO Olginate affrontava Dipo Vimercate. Siamo con Coach Trito, la squadra di Olginate è riuscita a vincere 66-61, come è andato l'esordio? No, siamo contenti che l'esordio è andato bene, non era un momento facile, invece abbiamo messo in campo discreta intensità, agonismo e anche delle ottime scelte in alcuni momenti, contro una squadra molto coriacea che nel momento in cui poteva sbragare, quando andava sotto di 10-12, invece aveva la forza di tornare lì vicino e con i nostri loro tiri liberi alla fine ha cercato di stare, è arrivata in partita praticamente fino all'ultimo. Però devo fare complimenti ai ragazzi, dove io ho fatto veramente poco e hanno dimostrato tutti insieme di avere voglia di portare a casa questo risultato e di invertire la tendenza e migliorare la situazione e soprattutto cominciare bene questo nuovo percorso. Dagli spalti abbiamo visto sicuramente una maggiore intensità del gioco, nelle occasioni dove, come dicevi tra l'altro, ha avuto la possibilità di ammazzare la partita o portarsi a vantaggi anche arrivando al più 13, è mancato qualcosa in difesa, qualche diciamo dimenticanza, qualche errore. Bisogna lavorare sulla mentalità della squadra? Sì, no, bisogna... Tu quando vinci le partite prendi fiducia, poi bisogna lavorare sull'idea di essere sempre attenti e concentrati fino alla fine e soprattutto non pensare che abbassando la tensione le cose migliorino. Invece abbiamo abbassato la tensione anche per bravura degli altri, abbiamo fatto dei canestri anche molto importanti, noi abbiamo fatto degli errori che potevamo evitare, ma su questa cosa ci lavoriamo e abbiamo tutta una settimana per fare dei passi in avanti e mettere a posto tante piccole cose che ci fanno migliorare. Sicuramente una settimana in più di lavoro può aiutare e poi scrollarsi di dosso un po' di timore che si è visto, perché gli ultimi 5 minuti i ragazzi avevano un po' di il pallone era pesante, il 3 su 10 ai tiri liberi negli ultimi 2 minuti ha pesato, si poteva chiudere la partita prima. Sicuramente venendo da un momento difficile, cambio di allenatore, nella testa dei giocatori c'è una pressione superiore alla normale, perché si sentono un po' incolpevoli e messi al muro. Questo può essere positivo, ma qualche volta può creare un po' d'ansia. La cosa importante è, io sono appena arrivato, io penso di non aver fatto poco niente per questa partita, hanno fatto tutto loro. Adesso abbiamo messo un po' di carne al fuoco, abbiamo una settimana importante dove lavoriamo, miglioriamo tutto e ci conosciamo e sono convinto che piano piano miglioriamo i nostri meccanismi. Bene, in bocca al lupo e pronti per l'Ierna. Alla prossima. Grazie Coach Trito. Grazie, arrivederci. Siamo qui con Coach Porta di Dipo Vimercate, una partita che ha visto Olginate a tenere il comando per quasi tutto l'incontro, però voi siete stati bravissimi, ogni qualvolta si sono allontanati con una difesa molto attenta, con delle belle interpretazioni in attacco, siete sempre rientrati. E al termine della partita, quasi quasi, e grazie anche al fallo tattico, tiri liberi sbagliati Olginate, siete rientrati e ce la potevate fare. Cosa pensi della partita? Sì, a parte la fine dove è una roulette russa, nel senso perché noi abbiamo sbagliato molti tiri liberi, quello sul fallo da tre punti, tre tiri liberi sbagliati. Di Cavuri. Cabu e altri tiri liberi durante la partita lasciati lì. Io credo che Olginate oggi, arrivando da un periodo, non dico difficile, però sicuramente diverso, adesso oggi l'ho vista veramente con una grande intensità in attacco, soprattutto i primi 20 minuti, veloci, a far andare la palla, che noi siamo stati in difficoltà all'inizio di difenderli. La zona ci ha dato la mano, sicuramente, anche se quando poi abbiamo fatto la zona, ci ha dato la mano alla zona, abbiamo lasciato dei rimbalzi offensivi per loro, che ci hanno fatto male, su cui loro sono stati bravi a punire questo nostro ruolo e a far canestro e a fare bottino. Sicuramente bravi noi a tenere fino alla fine, a tenere duro, a non mollare, anche se Olginate, sì, tranne alla fine sulla roulette, come hai detto tu, ma non dico che ha gestito, però sicuramente ha sempre difeso, i nostri tiratori non sono riusciti ad avere spazio su quello che è il nostro gioco da fuori, che ci caratterizza, sul gioco dal perimetro, e quindi alla fine
credo merito a Ginate che oggi secondo me ha giocato veramente con grande intensità e si merita di stare dove è, forse anche di più. Sì, sicuramente l'intensità ha avuto un calo o forse anche psicologico alla fine, perché comunque conoscendo i ragazzi questa settimana è stata una settimana difficile e quindi hanno avuto un po' di paura, un po' di mano pesante come si suol dire alla fine. E dal mio punto di vista Vimercate, la tua squadra è una squadra molto tosta, all'andata ricordo che mi avevate sorpreso positivamente e purtroppo non facevate risultato, adesso i risultati stanno venendo, siete anche in una buona condizione. E quali sono i programmi della tua squadra per le restanti 12 partite di campionato, ancora lunga? Vincerne il più possibile, nel senso che il nostro obiettivo in questo momento è vincere il più partite possibile ragionando partita per partita. Noi abbiamo una situazione di rotazioni, come avete visto, certo, non semplice, con gli under che piano piano stanno crescendo, sicuramente è un rischio perché parliamo di 95-96 alla prima esperienza senior, che però secondo me è giusto che facciano la loro esperienza, inizierò a usare, a vedere il campo, chi più chi meno, sicuramente. E questo a volte ti dà un vantaggio, una freschezza, il fatto di non essere conosciuti, a volte sicuramente peccano di esperienza. Noi il nostro obiettivo è crescere a livello di squadra, crescere con giovani e sicuramente salvarci. È vero che il periodo è buono, abbiamo fatto dei risultati, perché comunque stiamo alzando l'intensità difensiva e in attacco sta iniziando a venire dei giochi su Pierrot, ma anche in transizione. Andiamo avanti, i programmi sono continuare a lavorare fino alla morte e non mollare mai. Sicuramente. E c'è la possibilità di recuperare il Corno? Assolutamente no, si opera lunedì. Allora in bocca al lupo e gli siamo tutti vicini, perché non averlo avuto in squadra per tutto il campionato è sicuramente una brutta notizia, perché è un giocatore fondamentale. Praticamente per il secondo anno consecutivo. Sì. Un auguri, un bocca al lupo veramente a Corno da tutto NPO, da Canecaccia e da tutto il basket della C regionale. Grazie mille. Grazie ancora.